appoggia un po' vento. Bruno? Gentili amici telespettatori, follower, buon pomeriggio. Siete collegati con lo stadio comunale Pepe Nucera in Lazzaro, agro del comune di Motta San Giovanni, e Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita del campionato di prima categoria, girone D Calabria, Lazzaro, Borgo Grecanico Melitese. Passo a leggere per le formazioni che sono in campo agli ordini del signor Salvatore Gallella della sezione di Catanzaro. Lazzaro, alla sinistra dei nostri teleschermi, casacca bianco-rossa, strisce verticali, Pepe, Sapone, Imbalzano, Celibato del Popolo, Seminara, Latella, Benedetto, Falcomatà, Alati e Ripepi. A disposizione del mister Ciccio Enrico, Manti, Infortuna, Casile, Cotroneo, Castiglione, Crea, Suraci e Speziale. Borgo Grecanico, Leonardi, Scaramuzzino, Mangiola, li do come sono segnate sull'elenco, poi vediamo la formazione titolare probabile. Leonardi, Scaramuzzino, Mangiola, Antonio Martino, Ielo, Sgro, Zaccone, Annunziato, Martino, Marino, Politano, Nucera, Obin in panchina, agli ordini del signor mister Antonio Cormaci, Obin, Iamonte, Giuseppe Curnari, Mallimaci, Perla, Annunziato Tripodi, Lorenzo Tripodi, Candido e Barrega. Siamo alle fasi iniziali del match, quindi le squadre sono alla ricerca del modulo tattico giusto per trovare il pertugio giusto nella metà campo avversario e piondare a rete dalla media distanza. Manovra Tripodi, Marino, perde palla, c'è una rimessa laterale che l'arbitro assegna agli ospiti. La formazione titolare dovrebbe essere Leonardi, Mangiola, Martino, Sgro, Nucera, Obinna, Iamonte, Mallimaci e Tripodi Annunziato. Non è a suo favore la punizione come chiedeva Francesco Marino, in arte Ciccio Bomba, ma per il Lazzaro. Già battuta. C'è un fischio arbitrale. Un calcio piazzato all'altezza della linea centrale del campo a favore del Lazzaro, già battuta in avanti con Del Popolo. Due minuti e 30 secondi nel primo tempo al comunale Pepe Nucera di Lazzaro, è sempre 0-0. Si gioca in un campo in terra battuta al limite della praticabilità, è piovuto in nottata e anche in mattinata, tuttavia ci sono delle larghe chiazze. Corre Marino, si rifugia in fallo laterale Seminara, il gioco riprenderà con una rimessa laterale che Tripodi ha già indirizzato verso Candido, calcio piazzato per i padroni di casa. 3 minuti e 20 secondi nel primo tempo, è sempre 0-0. Attacca la formazione ospite, si rifugia in fallo laterale la formazione bianco-rossa, attacca
il borgo Grecanico, si difende con i denti e con le unghie la formazione di casa del presidente Fortunato Sglò, allenata da mister Ciccio Enrico. Un lancio lunghissimo, attenzione, Marino libero dell'area, cerca di liberarsi un avversario di un secondo, di un terzo, ma il quarto lo ferma. Però la palla sempre in possesso degli ospiti. C'è un lancio in avanti, accorre Mangiola col suo sinistro, il tiro viene ribattuto, si trasforma in un contropiede, ancora Mangiola, subisce fallo e questa volta ad opera di Alati, punizione già battuta, c'è un lungo lancio, palla che spiove in aria, posizione di offside a parere dell'arbitro, questo è il motivo del calcio piazzato che verrà battuto da Pepe in direzione di Sapone. Osservo il piazzamento dei compagni, Scodella in avanti verso la tre quarti, fa buona guardia a Mangiola, controlla Martino verso Binna, ha il problema di girarsi, ferma con un braccio, tutto regolare per l'arbitro, si può proseguire ancora con un braccio, ma questa volta l'arbitro non può glissare, punizione battuta ma da posizione irregolare e quindi l'arbitro la fa battere nuovamente, viene atterrato Candido, la punizione Tripodi, converge al centro Tripodi verso Marino che viene atterrato al limite dell'area e l'arbitro è lì a due passi, non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato, rimane ancora dolorante a terra l'attaccante ospite e anche capitano Ciccio Marino. Punizione che verrà battuta, siamo a una trentina di metri rispetto ai pali della porta difesa da Pepe, 7 minuti e 5 secondi, Marino, la distanza non è quella giusta al nostro parere, non sono 9 metri, quelli saranno al massimo 7 col beneficio dell'inventario. L'arbitro non rettifica, quindi quella è la distanza e quella rimane. Marino al tiro, un tiro micidiale che colpisce un giocatore stordito, vacilla il giocatore stordito, rimane eroicamente, stoicamente in campo. L'arbitro comunque osserva che tutto sia in regola, ancora Marino, Tripodi, ancora Tripodi, viene affrontato con successo da Sapone che devia in fallo laterale all'altezza della tre quarti, attacca la formazione ospite, Tripodi si libera di un avversario ma non del secondo che lo atterra, tutto regolare per l'arbitro, rimessa per i padroni di casa, il solito Sapone, difensore esterno, c'è un intervento dell'arbitro che decreta un calcio piazzato a favore della formazione locale, 9 minuti nel primo tempo,
al comunale Pepe Nucera di Lazzaro, agro del comune di Motta San Giovanni, è sempre 0-0. Il solito Sapone. E dietro il centrocampo, arbitro! E dietro il centrocampo! Cercava di guadagnare spazio furbescamente, l'arbitro è inflessibile e fa rettificare. Finalmente Scodella, ma proprio nei pressi di Marino, cerca di andarsene. Marino ingrana il turbo, l'ultimo a toccare è lui, dice l'arbitro. E quindi il gioco riprenderà con una semplice rimessa a favore della formazione locale. Quando sono passati 9 minuti e 50 secondi al comunale Pepe Nucera, è sempre 0-0. Siamo nel campionato di prima categoria, girone D Calabria. Ieri si è giocato un anticipo. Deve uscire come un kamikaze Leonardi. Si rifugia in fallo laterale sull'attacco di Martino. Tripodi si libera del pallone spedendolo lateralmente a Candito verso Binna. Limite dell'area, Binna va al tiro, rete! Una sciabolata in diagonale sulla quale nulla ha potuto Pepe, che si era lanciato, si era scatafasciato in orizzontale, direbbe Nicolò Carosio, nel tentativo di intercettare la sfera. Il risultato dunque è cambiato all'undicesimo minuto del primo tempo. Lazzaro 0, Borgo Melitese 1, marcatore Obinna. Vedremo ora quale sarà la risposta della formazione locale, colpita a freddo dopo 11 minuti, una staffilata in diagonale, quasi all'altezza della linea mediana. C'è uno strano rimbalzo sulla pozzanghera posta nei pressi della linea mediana, che per poco non ingannava il portiere. Insegue Mangiola la sua girata, si avventura in un dribbling Tripodi. È stato quanto mai provvidenziale il tackle scivolato. Obinna verso Marino. Marino solo davanti al portiere, tiro, rete. Illusione ottica del gol. Ha sperato la marcatura, una bella azione di contropiede. Slocciano gli applausi sugli spalti come alla Scala di Milano quando va in onda la Traviata, Madame Bovary o il Rigoletto. Ciccio Bomber ha sfiorato la marcatura al 13° minuto con gli ospiti in vantaggio per una rete a zero segnata da Obinna all'11° su azione manovrata, una sciabolata in diagonale, un'autentica scudisciata. Furbescamente con la palla in movimento aveva cercato di prendere tutti in contropiede, ma non l'arbitro, il signor Salvatore Gallella della sezione di Catanzaro.
21 giocatori nella metà campo avversaria, il Lazzaro si proietta in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Aveva cercato di evitare il calcio d'angolo e in effetti è riuscito, perché l'arbitro assegna la rimessa laterale. La palla supera la linea di fondo, nulla di fatto. 14 minuti e 30 secondi, Lazzaro 0, Borgo Meritese 1, autore del gol Lobinna all'11esimo nell'azione che vi abbiamo descritto. C'è ora una semplice rimessa al fondo campo, l'uomo ragno borghigiano spedisce in avanti, c'è un'incornata da parte di un centrocampista, ancora Tripodi, serve di prima Marino, cerca di andarsene Marino, se ne va sul fondo, finta e doppia finta, non ci casca il difensore. La rimessa però è per il Borgo Grecanico Meritese. L'ultimo a toccare è Iamonte. Accorre per questo calcio piazzato Seminara, finta e doppia finta, poi scodella in avanti, fa buona guardia alla difesa ma recupera Benedetto, che poi commette fallo. Ecco il motivo di questo calcio piazzato, già battuto ma senza il fischio dell'arbitro, quindi si rettifica. Finta e doppia finta di Candido, e allora Mangiola con il suo piatto sinistro cerca di mettere in movimento Marino, fermato. Ci mette una pezza Sapone, contropiede ospite. Sedici minuti e 50 secondi nel primo tempo al Pepe Nucera di Lazzaro, è sempre 1-0 per il Borgo Grecanico. L'unica rete del match è stata messa a segno con una bordata dal limite da Obinna. C'è un accenno di reazione da parte di un giocatore del Lazzaro sotto gli occhi dell'arbitro, che fa finta di niente in un primo momento, con la coda dell'occhio osserva che tutto si svolga regolarmente. C'è un richiamo verbale, va a redarguire i due giocatori il direttore di gara. Ventuno giocatori nella metà campo del Borgo Grecanico. Si rovescia in avanti la formazione locale alla ricerca del gol del pareggio, spiove un pallone, va in presa aerea, prende proprio l'ascensore delle Torri Petronas, l'uomo ragno ospite. Tutto regolare per l'arbitro. Ci mette una pezza Mangiola, rimane dolorante a terra un giocatore borghigiano, accorre l'arbitro per sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto infortunato nel corso della precedente azione. 18 minuti e 40 secondi, Lazzaro 0, Borgo Grecanico 1, autore del gol Lobinna all'11esimo con un bolide scoccato dal limite che si è insaccato imparabilmente in posizione diagonale.
e che ha fatto scoppiare la Santa Barbara del tifo assiepata, ultras contras aficionados campesinos peones hooligans e skinhead. Non accenna a rialzarsi il giocatore rimasto infortunato sotto gli occhi dell'arbitro, che è lì per controllare che tutto sia in ordine. Finalmente il giocatore meretese si rialza. Abbandona il terreno di gioco, Borgo in 10, c'è movimento sulla panchina, vediamo se il giocatore riprenderà come sembra, attende l'ok dell'arbitro che arriva, accorre Mangiola con il suo sinistro. L'ultimo a toccare è un giocatore Lazzarino. Palla che arriva sui popolari. Stop di Amonte a seguire. Accorre Tripodi, sfiora solamente Obinna, l'ultimo a toccare un giocatore locale, la rimessa laterale affidata a Tripodi verso Candito, il suo lancio, recupera questo buon pallone Falco Matà, che poi viene steso. Ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dal direttore di gara, il signor Salvatore Gallella, della sezione di Catanzaro, a favore della formazione locale. Si defila Seminara, arriva per la punizione, no, rimane in zona Seminara e sarà lui probabilmente a scodellare al centro area, dove c'è una fitta barriera, il solito grappolo di uomini. Sta per partire il traversone, un colpo di testa della difesa, un contropiede che però non è concertato bene, attenzione, perde l'attimo giusto per fiondare a rete e consente l'intervento del difensore ospite, quanto mai provvidenziale, ma il gioco riprenderà con un calcio d'angolo sempre a favore del Lazzaro. C'è stata una spinta, finisce a terra un difensore ospite, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato da Gallella di Catanzaro a favore della formazione ospite. 22 minuti e 50 nel primo tempo al Pepe Nucera di Lazzaro, agro del comune di Motta San Giovanni, è sempre 1-0 a favore degli ospiti. L'unico gol del match è stato messo a segno da Obinna, ha avuto un'altra palla gol il Borgo Grecanico per raddoppiare con Ciccio Bomba, alias Francesco Marino. Il lungo lancio di Tripodi, insegue Marino, tenuto a bada insiste in avanti ancora la formazione del Lazzaro, attenzione, porta sguarnita,
invocavano la concessione del calcio di rigore. Il giocatore della Zaro non è dello stesso avviso l'arbitro. Un nugolo di giocatori circonda il direttore di gara che mette mano ai cartellini, vediamo che cosa succede. Ecco, spiove un cartellino giallo, ecco che cosa succede, per simulazione di fallo e soprattutto per proteste, finisce sulla blacklist un giocatore della Zaro. Poi andremo a vedere il numero, ancora torna sui suoi passi e continua la protesta. Il solito vuoto di memoria. È stata positiva la reazione dei padroni di casa, che sono sotto di una rete a zero. Hanno tentato in tutti i modi possibili e immaginabili. Gamba tesa. Va a redarguire il giocatore. Che ha commesso fallo. È sempre 1-0, 26-24 nel primo tempo. Attacca il Lazzaro, finta e doppia finta, entra in area, pallone stoppato, palla in calcio d'angolo. Si diceva della buona prestazione del Lazzaro, una buona reazione, colpita a freddo, ma poi ha inanellato tutta una serie di azioni sulla tre quarti. Per tentare di agguantare il pareggio. Lascia scorrere il portiere, poi si accompagna il pallone, no, l'ultimo a toccare è lui, quindi rimessa per il Lazzaro. Va in presa aerea il portiere e poi di collopiede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo in direzione Marina. Marino, tentativo di stop, allarga per Tripodi. Protesta il popolo borghigiano. Cercava di andarsene Nucera. Ancora Ubinna. Semina il panico nelle retrovie biancorosse. Poi però c'è un fischio arbitrale e Lazzaro propone l'ennesimo tema offensivo. Viene chiamato in causa il lontano Pepe. Ping pong, poi l'uomo ragno mette in movimento il solito Sapone dalla parte opposta. Venisce a terra Obinna,
finisce a terra anche Tripodi, tutto regolare, si può proseguire. Attenzione, si butta a terra e questo dovrebbe ammonirlo, infatti, ed è rosso perché due simulazioni uguale due cartellini gialli, cioè uno rosso. Lazzaro in 10 per l'espulsione. Somma di ammonizioni. E il Lazzaro è ridotto in 10 uomini. Quando sono passati 29 minuti e 55 secondi nel corso della prima frazione di gioco al Pepe Nucera, vedete che ancora c'è un intervento arbitrale e un'altra ammonizione per l'uomo all'impiedi, non è mister Ciccerrico. No, momenti palpitanti. Pallone in avanti verso Tripodi, cerca di andarsene Tripodi. Verso Binna, Marino, allarga Marino, cross sotto porta, tutto da dimenticare. 31 minuti e 20, sempre 0-1, ma il Lazzaro dalla mezz'ora è in 10 per l'espulsione di un giocatore di cui non siamo riusciti a distinguere il numero. Lazzaro in avanti, l'ultimo a toccare è lui. Lui si fa il comatà. Tripodi verso Marino, tacco verso Nucera, ancora Tripodi, entra in area. Era stato spinto irregolarmente Tripodi, quando prende palla lui combina sconquassi, semina il panico nelle retrovie locali e spesso e volentieri i difensori devono ricorrere alle maniere forti, le maniere dure. Intanto c'è un fallaccio. Fallaccio commesso ai danni di un giocatore ospite. Il giocatore è rimasto infortunato, è rimasto a terra. Un intervento duro. Accorre il massaggiatore con la sua camminata tra virgolette caratteristica, quella del massaggiatore ospite Pasquale Suraci, in arte Nuccio. Il gioco è fermo, 33 minuti e 30 secondi nel corso della prima frazione di gioco al Pepe Nucera di Lazzaro. È sempre 0-1. Rimessa laterale restituita al portiere
perché comunque il bon ton, a parte qualche incidente di percorso. Marino, limite dell'area, ha il problema di girarsi, la pozzanghera lo inganna, può partire il contropiede, sorveglia Leonardi, può partire l'ennesimo tema offensivo della formazione ospite, Obinna, ancora Obinna, solo davanti al portiere, tiro, parata, rete. Sembrava poter intercettare, ma poi il pallone beffardamente è finito in fondo al sacco. C'è una protesta da parte, doppietta di Obinna dunque. Il risultato è nuovamente cambiato a Lazzaro. Gli ospiti si sono portati sul 2-0 per merito di Obinna, un'azione manovrata, tutto prima, tutto bello, ubriacante, con Obinna che si è presentato in area come un fantasma davanti a Pepe. Ha tentato il pallonetto con successo perché il portiere è riuscito solamente a sfiorare il pallone che si è depositato beffardamente in fondo al sacco. 36 minuti nel primo tempo, 2-0. E ora cavallarescamente mette in fondo al sacco il pallone del 2-1, una scena che si vede solo nei campionati inglesi. Regala il gol, e questo è il termine. Perché c'era nel precedente gol c'era un giocatore a terra. E quindi per cavalleria. Ancora Obinna, va al cross Obinna, riesce in qualche maniera a metterci una pezza, difficoltà visibili quelle del Lazzaro, ridotto in 10. Tripodi, Candido, c'è un lancio in avanti, Tripodi, Candido, Marino, Mangiola, ancora Obinna, Tripodi, va al tiro Tripodi, respinge la difesa, tutto regolare per l'arbitro tranne che un giocatore ospite è terminato a terra. Trattasi di Candido che però si rialza, tutto regolare, si può proseguire. Il gol è stato segnato da Ripepi, il gol del 2-1. Va bene, così.
calma, calma. Che va avanti, giù. No. Hanno protestato a lungo i tifosi ospiti per questo gol all'inglese. Una folata di vento improvviso stava ingannando l'esperto Leonardi. Tripodi cerca di andarsene, converge al centro, lancio per Obinna, limite dell'area, cerca lo scambio, Obinna solo il tiro, grande parata del portiere, porta sguarnita, sarebbe stato un gollasso per dirla con José Altavini, questa ciabolata in diagonale che fa scoppiare il tifo, la Santa Barbara del tifo qui sugli spalti dello stadio comunale Pepe Nucera in Lazzaro Agro del comune di Motta San Giovanni. Borgo padrone del campo, resiste alla carica di un paio di avversari, in qualche modo riesce ad anticipare di un soffio Obinna proprio all'ingresso dell'area di rigore. Obinna è stato fermato. Il Borgo Greganico ha legittimato il successo 2-1 fino a questo momento, doppietta di Obinna e gol di Ripepi regalato per ricambiare in qualche modo. Obinna ingrana il turbo, recupera, attenzione, tiro e sfiora la marcatura ancora Ciccio Bomba Marino. Ha tirato quasi a botta sicura, va in un campo di patate come è ridotto dalla pioggia e dall'incuria, perché comunque questo campo avrebbe bisogno di un tappetino. Tripodi, finta e doppia finta, ancora Tripodi, Obinna. Su questo fuorigioco non è che siamo molto d'accordo, però si vede che l'arbitro è meglio piazzato di noi. Finisce a terra Ripepi, punizione già battuta ma al solito palla in movimento e l'arbitro non si fa ingannare. Fino a questo momento il direttore di gara ha diretto in maniera impeccabile, veramente un arbitro coi fiocchi come pochi se ne vedono sui campi di gioco. Conquista un calcio d'angolo la formazione biancorossa, viene spintonato un difensore in malo modo, l'arbitro stava per estrarre un altro cartellino giallo, poi ha ringuainato. Il cartellino, calcio d'angolo per palla che rimane lì, rimessa laterale, il solito sapone. Resiste alla carica di un paio di avversari, Tripodi, serpentina verso Obinna, motorino a tutto campo, cerca di andarsene Nucera, in tecli scivolato sapone, Candido. Un intervento duro ma regolare, tant'è che Seminara può rimettere lateralmente un cross al centro aria. Insiste ancora in avanti Lazzaro, respinge la difesa,
rincorre il pallone Marino, lo lascia alla corrente Mallimaci. C'è un bel duello a distanza, lascia correre, scorrere, la rimessa laterale però è per gli ospiti, anzi per i padroni di casa, no, per gli ospiti. Beh, questo cambiamento di umore è dovuto anche alla... alle fasi concitate del match. Arpiona l'attaccante biancorosso e induce l'arbitro a concedere un calcio piazzato a favore della formazione locale quando siamo giunti al 44 e 50 secondi, sempre 2-1. Lazzaro che si spinge in avanti con tutti gli organici alla ricerca del gol del pareggio, spiove un pallone toccato da nessuno, comunque gli avanti lazzarini avevano invocato la concessione di un calcio d'angolo qualora l'arbitro fosse distratto, ma non lo è. Il primo tempo è finito, si attende ormai soltanto il duplice fischio di chiusura che arriva proprio in questo momento. 46 minuti e 5 secondi nel primo tempo, 2-1, doppietta di Obinna e gol di Ripepi, ha diretto Salvatore Gallella di Catanzaro. Vi ringraziamo per l'ascolto e la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo. Non è espulsione.